Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti a questa nuova puntata assurda ragazzi. Oggi è un video in più perché ci sono le abilità stellari nuove da andare a vedere. Quindi hashtag abilità stellare. Mamma mia, quale sarà la vostra preferita? Ditemelo qua sotto nei commenti. Direi che la andiamo a vedere immediatamente. Oggi non faremo nessun gameplay, diretti a vedere come funzionano le nuove abilità stellari. E andiamo a vedere direttamente la prima di El Primo, Sprint fiammeggiante. Dopo aver usato la super velocità di movimento di El Primo aumenta del 32% per 5 secondi. Questa secondo me è una star power, un'abilità stellare totalmente da sopravvivenza. Anche se ho visto se la cava bene anche in questa ricercati, perché ci permette di inseguire i nostri target. Ho fatto queste partite in ricercati perché sono più lunghe e possiamo goderci di più l'abilità stellare. L'ho registrato come al solito da smartphone, ve l'ho allargata leggermente. Infatti come vedete la schermata sembra tagliata a destra e a sinistra perché l'ho allargata un po'. La risoluzione del mio cellulare è un po' più ampia, è 2100x1700. Quindi giustamente c'ha bisogno anche di un po' più di spazio. Andiamo a vedere che cosa ci inventiamo. Ok, a parte il fatto che sto jumpando da una parte all'altra, quando si attiva la nostra super che ci permette di andare più veloce, ve ne accorgete? Fa il suono e comincia a correre di più, vedete? Guardate, fa anche degli effetti dietro come se andasse più veloce, tipo dei cerchietti sotto ai piedi, come se i suoi passi fossero potenziati. Ok, andiamo a controllare bene quanto può essere utile. Vabbè, qui mi sono fatto ammazzare malissimo, addirittura dai bot, andiamo bene. Ok, Morduchino rientra. Parte direttamente di giampone. Bam, sbagliamo. Ma grazie a questo possiamo vedere bene come funziona la sua velocità. Guardate come corriamo. Boom. Ogni volta che la rifacciamo ricorriamo. Quindi velocissimo. Più attacchiamo, più riattiviamo la super, più corriamo. E quindi andiamo dagli atti target oppure dagli stessi che sono appena rinati. Quindi sbam. Alle spalle gli corri, ricarichi, sbam. E ricarichi e scappi. Fai l'altra kill, sbam. Uccisione, hai poca vita, una certa prendi e scappi. Ok, colpo, sbam, ma è esagerato così, stai sempre a correre in pratica. Se stai in un combattimento misto continui sempre a correre. Pazzesco, ok. Ma prendiamo dei bei colpi pesanti. Prendiamo il colpo e cerchiamo di scappare, anche se il bombardino non ci calcola. Attacco bombardino di cattiveria perché tanto anche se ci attacca sotto i piedi siamo molto veloci. Qua ci ho provato e ho sbagliato. Ok, si continua 2-1 e abbiamo testato al massimo il nostro El Primo. E ora andiamo a vedere la nuova abilità stellare di Penny che si chiama bombe incendiarie. Le bombe lanciate dal mortaio di Penny incendiano il terreno per 3 secondi infliggendo 400 punti di danno al secondo ai nemici che si trovano nell'area colpita. Allora io questa abilità di Penny nuova la vedo molto bene sia in assedio che sia in rapina, perché giustamente la macchia che viene messa a terra dal colpo rimane e fa danni sia alla cassaforte che al siege. Quindi col trucchetto quello per colpire il siege la prenderemo di continuo e faremo dei danni veramente assurdi. Infatti possiamo vederla in azione contro il povero Brock. Ottima, ottima, ottima. Da gestire come sempre, giustamente molto a mio parere più comoda di quell'esplosione di bombette che fa alla fine quando muore nell'altra modalità, nell'altra abilità stellare. Ok, andiamo a vedere come funziona al 100%. Già l'abbiamo vista un paio di volte all'azione. Proviamo a rimetterla. Sbam! Parte il colpo. Tum! Danni pesanti e macchia a terra. Perfetto. Sarà proprio da testare sicuramente in assedio. Penso sarà veramente devastante. E forse anche un pochino da nerfare a mio parere. 400 danni al secondo con la macchia. Mamma mia. Cioè stai a fare i danni che fa la macchia del bombardino tra un po', quella potenziata. Ok, continuiamo, aggressivissimo perché la macchia comunque fa danni, i bot non sono molto furbi e ci passano sopra velocemente, ci rimangono la furbizia. E intanto continua a combattere, si è fatto l'orso da solo quella torretta, GG. Ottimo, ottimo, ottimo. In pratica è diventata una Penny bombardino, fantastico. Però veramente, a me a serio mi preoccupa tanto sta situazione. In sopravvivenza potrebbe essere problematica nelle mappe strette. Sinceramente magari in una caverna rumorosa io la vedrei molto bene. La mettete in una nelle stradine e loro devono passare da quella stradina. Oltre che il colpo se prendono pure la macchia per terra. Oppure al centro se fanno vedere se prendono il colpo e la macchia rimane là. Quindi se ripassano in quella zona vengono scioccati. Interessante, interessante come abilità da testare sicuramente sul campo in modo completo. E non contro i bot, perché i bot giustamente prendono un sacco di botte. Sbam, andato molto bene. L'ultima che andiamo a vedere è l'abilità stellare in forma. Quando Viper colpisce un brawler con il suo attacco ricarica istantaneamente 0,5 colpi. Vuol dire che ogni volta che riesce a colpire ricarica un mezzo colpo. Quindi è più veloce a fare il prossimo sparo. Quindi ogni due colpi ricarica un colpo.
Quindi se riuscite a colpire un target per ben 3 volte e rimane ancora vivo, avete un altro colpo e mezzo da tirargli. Allora, sinceramente penso che nella mappa quella col succo di frutta, se pompato, diventi veramente grande. Con dei power up puoi diventare veramente devastante, come se avessi non più 3 colpi ma 4 colpi. Nel senso, se siete bravissimi con la Piper e colpite 4 volte di fila, li colpite tutte e 4. Anzi, forse nel tempo di ricarica che si è ridotto colpite 5 volte. È assurda la Piper che spara 5 volte, regà. Oddio, si potrebbe utilizzare in tante situazioni. Il problema è che dice avversario, quindi se colpite un brawler avversario. Non funziona se colpite la cassaforte, quindi nel caso della cassaforte non è comodissima, neanche nel caso di assedio. Però nella mappa sopravvivenza veramente pesante penso che sia. Con i succhi di frutta diventa una Piper devastante. E altro che in colpo, te ne tira 4, puoi scappare quanto ti pare, prima o poi ti piglia. Cioè, guardatela già in azione, guardate, appena colpiamo, bam, colpito, ha ricaricato un colpo e ho tirato sopra, perché già c'avevo un mezzo colpo. Ok, ottima questa cosa. Riproviamo, poi Mordug è scarso con la Piper, quindi spesso tende ad avvicinarsi. Boom, boom, abbiamo 2 colpi, avete visto? Ho sparato, è come se avessimo sempre quei 2 colpi. Esagerata la cosa, bam, ho ricaricato un colpo in più, ho tirato 3 colpi. Bam, esageratissimo. Ok, ho colpito ben 2 volte, ho ricaricato un colpo pieno. Fa attaccare veramente tante volte di più. Sinceramente devo dire che mi piace di più di quella che ti nascondi nel cespuglio. Molto più utile questa che quella nei cespugli, sinceramente, perché fare 500 danni in più è un conto. Avere un attacco in più fai molti più danni, anzi 2 attacchi, perché è un attacco e mezzo contando 3 colpi colpiti, quindi 4 e mezzo. Con un mezzo secondo di attacco fai 5 e vai. Il devasto, devastante. E siamo arrivati alla fine di questo video. Queste erano le 3 abilità stellari. La mia preferita è bombe incendiarie. Mettetemi hashtag abilità stellare e il nome della vostra preferita tra queste 3. Assolutamente. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se sei nuovo, lasciare hashtag Brawl Stars con sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.